F1, Renault, Hulk mostra i muscoli, rabbia Palmer. Il Gran Premio del Belgio ha lasciato l'amaro in bocca anche in casa Renault, dove solo un grandissimo Nico Hülkenberg è riuscito a portare a casa i punti necessari per agganciare i team in lotta per il 5° posto nella classifica costruttori. Al 6° posto del tedesco, che ha messo in mostra tutto il suo talento, si contrappone la gara no di Julian Palmer, che, dopo aver mostrato grandi cose durante le qualifiche, è stato penalizzato dalla rottura del cambio sulla sua RS17, la cui sostituzione lo ha portato al 15° posto in griglia, dal quale è scattato. Voglioso di rimonta, forte anche della convinzione di avere un gran passo, il britannico, ancora secco in stagione e sotto i riflettori di tutti, si è trovato in lotta con Fernando Alonso. Durante il loro duello l'asturiano si è difeso con la solita cattiveria che lo contraddistingue e ha costretto il driver della Renault ad uscire di pista e a perdere due posizioni e del tempo prezioso. Palmer, alla fine, ha chiuso soltanto al 13° posto, a 14 dal 10° posto di Carlos Sainz e alle spalle di Kvyat e Stroll. A fine gara, Palmer era furente e scuro in volto e non ha risparmiato critiche allo spagnolo, chiedendo una penalità per il pilota della McLaren: "Ero bloccato dietro ad Alonso, che mi ha chiaramente forzato fuori dalla pista". Era identico alla manovra che Magnussen ha fatto a Nico in Ungheria. Non so se verrà penalizzato, vedremo, ma mi è costato due posizioni. Se a metà curva decidi di farmi uscire dalla pista, è esattamente lo stesso episodio di Budapest. Sta agli steward decidere, ma se Magnussen ha ricevuto una penalità, anche Alonso deve averne una. Alla fine, Palmer prova a guardare alle note positive del weekend, come la ritrovata competitività della sua Renault: "Sentivo fiducia nella macchina, fiducia mai sentita veramente in queste stagioni. Potevo attaccare, spingere e tirare senza pensare che avrebbe potuto mandarmi a muro". È stato un bel cambiamento rispetto alla maggior parte dell'anno. A salvare la casa francese, ci ha pensato come sempre Nico Hülkenberg, che è riuscito ad eguagliare il suo miglior risultato, con una bella gara che gli ha permesso di chiudere al 6° posto, come già successo in Bahrain e in Gran Bretagna. Il tedesco, dopo una partenza difficile, è riuscito subito a schizzare davanti alle due Force India e poi ha ingaggiato un bel duello con Fernando Alonso, che ha entusiasmato il pubblico, specie al momento del duello a tre sul lungo rettilineo del Kemmel: "Sono felice e piacevolmente sorpreso. Ho avuto una partenza fiacca, ma sono stato in grado di rimediare alla prima curva, preparando un gran sorpasso su Perez alle Eau Rouge". "L'auto andava meglio di ieri e siamo stati la quarta squadra più forte, il che ci ha permesso di finire tra i primi sei. Ho avuto parecchie battaglie con Alonso. È stato abbastanza delicato quando ci siamo trovati vicino con lui e Ocon. Fernando aveva il DRS e una grande scia, poi Esteban è arrivato per il sorpasso e per un attimo ho pensato, oh perbacco, non finirà bene. Per fortuna è andata bene e sono sicuro che sia stato fantastico visto da fuori. Un gran risultato, da parte di Hulk, che dimostra ancora una volta tutto il suo talento, che nessun top team è riuscito ancora a cogliere, nonostante il tedesco abbia dimostrato una grande versatilità e un'ottima competitività con tutte le vetture con cui ha corso.